Che si fanno continuamente qua sopra, le passerelle che si fanno continuamente qua sopra. Noi da due anni a questa parte aspettavamo la bonifica di 6 milioni di un sito che ospita 6 milioni di ecoballe. In più il sito non è mai stato messo a norma, perché non è a norma un sito che non si è percolato che fine fa. Che succede? Che adesso viene riaperto il sito quando noi aspettavamo la bonifica, punto. Adesso si riferma tutto e noi siamo qua a protestare perché non vogliamo che l'immondizia di qualsiasi parte della Campania venga di nuovo qui e venga accumulata qui, e di bonifica non se ne parlerà più per i prossimi 10 anni. Noi pretendiamo la bonifica del nostro territorio, punto, e ce la devono bonificare. Non è possibile andare ancora avanti in continua emergenza, perché le emergenze, nella fase delle emergenze, sono fasi che convengono a chi ha le ditte di smaltimento, a chi ha le ditte di raccolta, quindi la fase di emergenza è una questione abbastanza importante economicamente parlando, per chi deve fare gli affari, non per i cittadini che vengono continuamente contrattati. E chissà che con questa cosa, chissà che cos'altro hanno contrattato i politici della zona e diciamo le organizzazioni della zona, criminali e non.
manifestare non solo per dire no a Taverna del Re, che è una cosa sconsiderata, buttare i rifiuti per terra in una piazzola senza un minimo di protezione, ma per dire tanti sì a un piano di rifiuti che noi vorremmo alternativo a quello che ha proposto la Regione e il Governo da tanti anni. Stiamo dicendo da tanti anni, innanzitutto bisogna ridurre gli sprechi, ridurre i rifiuti, si può, tutti gli imballaggi a perdere, si devono eliminare con coraggio, si devono eliminare gli shopper di plastica, tutto ciò che è a perdere si deve eliminare, primo punto, con dei piani strategici. Poi si deve fare la raccolta differenziata, si può arrivare anche a 80% di raccolta differenziata, non stiamo chiedendo la luna, tranquillamente si può arrivare tranquillamente al 70-80%, chiaramente la raccolta differenziata deve essere funzionale al riciclaggio della materia, quindi rivolta al riciclaggio della materia prima seconda. Poi, cosa molto indispensabile, sono gli impianti di compostaggio. Il compostaggio è l'anello che manca in questa regione. A noi siamo da tanti anni a chiedere questi impianti, sarebbero gli impianti che trasformano i rifiuti umidi, l'organico, in terricciato o comunque nella migliore delle ipotesi in qualcosa di buono per l'agricoltura, fertilizzante per l'agricoltura. Questo manca in Campania, quindi se Giuliano, per esempio, siamo a Giuliano, fa bene la raccolta differenziata, ma non riesce a collocare questo materiale umido in impianti che stanno qua vicino, è costretto poi giustamente a pagare dei soldi aggiuntivi per portare questi rifiuti fuori regione, cosa allucinante. E cosa finale, quel residuo, quella frazione residuale di rifiuti non deve essere incenerita, non deve essere bruciato nulla, si può trattare a freddo, ci sono dei trattamenti meccanico-biologici, ci sono dei trattamenti alternativi agli inceneritori, inceneritori che producono, ricordiamolo, diossine, idrocarburi aromatici, metalli pesanti, insomma tanto inquinamento. Quindi noi siamo no contro anche agli inceneritori, ma sì a trattamento meccanico a freddo che possa essere alternativo soltanto però per quella frazione residuale, ripeto, residuale finale, dopo che abbiamo fatto riduzione, raccolta differenziata, riciclaggio, compostaggio, rimane ben poco.